E anche qui da questo movimento nasce per esempio un punto di riferimento con il cinema e abbiamo De Santis che fa il film Non c'è pace tra gli ulivi, dove ci sono momenti di questo versante, e ci sono anche legami con la cultura nazionale, con quel grande movimento che ci fu per il riconoscimento dei danni subiti dalle vittime civili di guerra, da quello stupro di massa che fu realizzato qui nella nostra terra da parte delle truppe marocchine, autorizzate da quella persona civile che conosciamo oggi ed era legalizzato, avevano carta libera per 24 ore i marocchini sul nostro territorio per qualsiasi cosa. E da qui prendo lo spunto il libro di Moravia e successivamente il film. E in quegli anni abbiamo anche l'interessamento da parte su queste questioni, per queste questioni, di uomini come Petri e Marcello Mastroianni che vennero qui nel Cassinale, stavamo allora a dirigere questo grande movimento di lotta e vennero con noi alcuni giorni in giro per vedere come venivano realizzati gli scioperi a rovescio. Ma abbiamo anche una presenza culturale, credo che non bisogna dimenticare, dei giovani artisti di Frosinone, il gruppo Toloredi, di Valumbo, Bagaglia, di Floridia, di Celletti, di tanti altri, che sono stati sempre legati e che hanno avuto un grande ruolo nella crescita culturale e della nostra provincia. Per esempio, l'ultimo fatto che voglio ricordare è quello della lotta per la frattazione delle colonie milionarie, un movimento vastissimo che ha interessato centinaia di migliaia di persone e ha un grande protagonista, Carlo Levi, nella sua fase conclusiva a Frosinone con una grande manifestazione al cinema, non all'eccezione, questo del Bianchini, Albert, no, che aveva appena iniziato la sua attività. E io voglio finire dicendo che questo legame della cultura nazionale con la nostra provincia è stato importantissimo anche per il lancio di Daniele, cioè per realizzare il progetto di Daniele Paris, che era quello di portare la musica fuori alla portata di tutti, costruire una istituzione aperta che avesse soprattutto un collegamento fisso, permanente con la città. Ora questo progetto è rimasto a metà, perché è andata avanti fino ad un certo punto, è stata poi costruita, realizzata la scuola e il conservatorio, però questo conservatorio è rimasto e ancora per troppo tempo chiuso alle esigenze di crescita culturale della città. Io lo vedrei così, vedrei di fare una riflessione anche, se è possibile, con il contributo del Comune, con il contributo anche delle associazioni sindacali, del movimento politico di questa città, di aprirlo. Il conservatorio, secondo me, non può essere solo la scuola dei ragazzi, deve essere la scuola della musica per tutti i cittadini di Frosinone, per tutti coloro che in qualsiasi età vogliono avvicinarsi alla storia della musica, vogliono imparare e sentire la musica, vogliono suonarla, vogliono cioè viverla. E credo che da questo punto di vista si può fare uno sforzo per cercare di onorare anche l'azione e l'opera di Daniele Paris in questo senso. E credo che sarebbe la migliore celebrazione che noi tutti potremmo fare a questo. Il direttore qua del conservatorio penso che qualche cosa possa rispondere. Vabbè, credo di poter interpretare anche il pensiero di Francesco, ma se è Francesco a dirci due parole. Forse è meglio un... è meglio...
meglio. Bisogna che tutti partecipino, sì. Se è un ricordo, se è qualche cosa che dobbiamo ricordare. Beh, naturalmente il ricordo è di un personaggio che è veramente vivissimo nella nostra attività e nelle nostre, nei nostri pensieri, nei nostri progetti. E, sono anche molto emozionato, se mi permettete, di questo appuntamento, di questo incontro, soprattutto poi per la presenza di questi contributi, di testimoni, protagonisti diretti che appunto stiamo ascoltando, direi con grande interesse. Mi sembra, scusate, non tanto veramente, non affatto un dovere, ma opportuno segnalare poi l'importanza di questi appuntamenti. Ringrazio l'assessore alla cultura, l'amico Medeo Di Sora, per l'idea di lasciare scolpiti questi episodi, questi appuntamenti, permettendoci di fissare e di ascoltare testimonianze come quelle che si stanno dipanando via via e che per me stesso sono appassionanti. Immagino poi cosa siano invece per coloro che hanno sempre vissuto, sono nati in questa città e hanno lavorato operato a fianco di quello che è il nostro grande mentore, appunto Daniele, nostro amico. Io ho avuto la fortuna di insegnare poi, prima di essere direttore di questo conservatorio, fin quasi dalla sua fondazione, quindi è stata un'amicizia, una conoscenza venticinquennale con questo grande personaggio che certo è presente in, direi veramente con costanza, insomma, nella nostra attività. Le osservazioni che facevano gli amici adesso, Cesare Facci, che è un che dobbiamo ringraziare per quella direi mania, quella papiromania, no? Che riempie sempre le nostre case di carte, di giornali, di manifesti, di volantini. Ognuno di noi poi cosa fa? Ogni tanto, beh, basta, butto tutto, non ce la faccio più a tenere, non so più dove mettere. E queste cose in gran parte si perdono. Io spero che lui non abbia perso alcuni documenti che sta cercando, perché sennò poi facciamo un altro appuntamento per dargli un sacco di botte che riguardano appunto i primi passi della Scuola Comunale di Musica. Io vorrei però che parlassi anche della scuola, di la cattedra di jazz che c'è nella... Sì, non voglio poi... È a livello nazionale, quindi è giusto... Infatti... rispondo subito a questa sollecitazione di Cesare, perché il Conservatorio di Frosinone è stato il primo istituto di questo genere in Italia a impiantare una cattedra di musica jazz. Naturalmente voi capite che in un mondo volto ad un certo tipo, diciamo, di cultura musicale alta come quella che compete ai conservatori, assorbire e incorporare un insegnamento di questo tipo per quell'epoca intanto era una scelta di grande coraggio, tant'è vero che il tentativo si fece per esempio al Conservatorio di Roma con un grande jazzista come Giorgio Gaslini, e questo tentativo finì dopo un anno o due, mentre negli anni invece l'attività di musica jazz a Frosinone si è poi consolidata istituzionalizzando questa cattedra che poi via via, e non tutti i conservatori ancora oggi hanno istituito, quindi è stato veramente un antesignano Daniele anche sotto questo aspetto. Ma dicevo appunto, Cesare Facci poi riporterà alla luce queste testimonianze che noi vorremmo in parte anche includere nel volume che stiamo preparando in conservatorio per la celebrazione del 25ennale, la celebrazione stampata, diciamo, del 25ennale editoriale della fondazione. Le cose che diceva poi l'amico Notarcola sono state per me ulteriormente interessanti, emozionanti e appassionanti, perché hanno dato anche una risposta a questa sigla di operai, appunto come ricordava Medeo prima, della compagine che ha dato alimento all'interesse e alla passione musicale in questa città in modo, mi pare, estremamente incisivo. Io sono molto contento che poi di questo ci sia appunto una registrazione veramente dei contributi che abbiamo ascoltato prima, perché poi pregherei anche l'amico Di Sora.